Stasera c'è una concorrenza forte, c'è la Champions 1, 2, c'è una a Bergamo Scienza, c'è una conferenza di architettura importantissima con dei premi internazionali. E nonostante questo, siamo nonostante questo c'è il numero solito di affezionati al nostro incontro. E ho piacere di presentare un'amica, Eleonora Guerra, architetto e ingegnere. E se poi vorrà dire qualcosa della sua attività professionale, io ho la fortuna di avere uno studio che si affaccia su un suo cantiere, quindi mi ha colpito molto questa, il fatto che questo architetto ingegnere, perché era appunto un giorno mi ha accompagnato a vedere il cantiere e la mia ignoranza delle due professioni, ho visto proprio l'opera, diciamo così, una dimensione visionaria del cantiere, che è un'ex falegnameria molto bella, e Eleonora passava da vedere un vaso di fiori sulla sinistra e non so, un chiodo che sosteneva una struttura, no? E questo ha molto a che fare con la percezione, io penso, perché il titolo di questa sera è la percezione degli spazi nelle varie epoche storiche. E la buona percezione, per chi ha fatto, alcuni di noi qui sono psichiatri, neuropsichiatri, psicoanalisti, è una parola che può sommergerci, perché io la buona percezione mi viene da tremare, perché il mio primo esame in medicina mi chiedevano che cosa è la percezione. E quindi della percezione, in quell'occasione, in questo aneddoto in cui Eleonora mi illustra il cantiere, ho visto come passava da una percezione, diciamo, ingegneristica, precisa, molto definita del dettaglio, a una rappresentazione di qualcosa di già finito, di sognato, e perché appunto anche gli studi sulla percezione si passa da teorie antiche, si chiama teoria sensazionista, in cui la percezione viene considerata una pura ricezione degli organi periferici della nostra cosa, del nostro organismo, cioè dei cinque sensi, e non 2000 anni fa, ma all'inizio del secolo scorso, i tedeschi, Müller, Helmholtz, gli studi di neurofisiologia di una volta, poi via via. Cito l'autore che è così, può essere conosciuto anche Karl Jaspers, che è un fenomenologo, un filosofo, ha scritto un trattato di psicopatologia importantissima, e chi ha fatto specialità in psichiatria conosce bene, perché è una pietra miliare, adesso non so se è ancora. E lì c'era una bella distinzione, lui ha fatto proprio un'elencazione da fenomenologo che descrive nel dettaglio la realtà tra la percezione e la rappresentazione. La rappresentazione, tra l'altro, è un concetto anche psicoanalitico importantissimo, e in realtà appunto la percezione della realtà non è una pura ricezione degli stimoli sensoriali del mondo esterno, come si pensava fino anche all'inizio del secolo scorso, ma è una fusione tra il percepito, da ciò che si percepisce, e il mondo interiore e la rappresentazione che ci facciamo di quel mondo. Noi psichiatri o psicologi o psicanalisti lo sappiamo bene, perché ci sono delle forme appunto di distorsione della percezione. Cito quella per me più curiosa che ho conosciuto nella vita, di una persona che aveva una percezione, una fobia che faceva sì che percepisse gli spazi in alto, diciamo guardando al cielo, come opprimenti e angoscianti, per cui
scelse di andare a abitare a Bologna, avendo delle grandi competenze cognitive, perché da casa al luogo del lavoro passava sotto i portici, non vedendo mai la volta del cielo. Quindi è un tipo di percezione sicuramente patologica, ma è un caso veramente curioso. Ecco, o se no, addirittura per me che sono in questo luogo, per esempio, ho tutta una serie di rappresentazioni, perché io ho visto questo luogo zeppo di pazienti psichiatrici, schizofrenici, e se penso a questo, subito l'occhio mi cade su quella colonna che voi non vedete, che è stata dipinta da pazienti psichiatrici, che rimane come testimonianza e traccia storica di questo posto, che era appunto il bar dove venivano le persone che non erano rinchiuse nei vari reparti, no? Quindi la percezione di questo luogo per me è densa di altri significati, e anzi c'è una stratificazione di significati guardando questo luogo, per dire che appunto percezione, anche la percezione degli spazi, e poi pur sempre una fusione tra la percezione dei nostri organi di sensi e la rappresentazione. Per aggiungere qualcosa di così più, insomma, più suggestivo, poi la rappresentazione, e anche c'è la rappresentazione conscia, ma una rappresentazione inconscia, quindi noi percepiamo qualcosa, ma in realtà potremmo dire che sogniamo la realtà più che percepirla, la sogniamo, e a volte la realtà è anche un incubo, ecco, per cui la percezione, non so quanto questo oriente poi quello che ci dirà, però io per introdurre il concetto di percezione come un termine sfaccettato che si presta a mille interpretazioni, e appunto Jaspers ha dato una bella definizione come la percezione è un campo fenomenico che comprende in questo momento il mio mondo interiore e tutto quello che mi sta attorno. E comunque vorrei tirarla lunga e passo la parola a Eleonora per la sua relazione. Auguri. Grazie.